Ciao, oggi come promesso vi faccio vedere il nodo mezzo Windsor. È un nodo di medie dimensioni, lievemente asimmetrico, di forma tendenzialmente triangolare. È uno dei nodi in assoluto più diffusi insieme al nodo tiro a 4, per cui si usa dire che se un uomo conosce il nodo tiro a 4 e il nodo mezzo Windsor è in grado di indossare la cravatta tutti i giorni in ogni occasione, dalle meno formali alle più eleganti. Il nodo mezzo Windsor è un nodo che fa eccezione alla regola dell'eleganza della cravatta, dove di solito si dice che un nodo simmetrico è un nodo elegante, mentre un nodo asimmetrico tendenzialmente è un nodo più sportivo. Sarà per il fatto che comunque la sua asimmetria è molto moderata o per il fatto che comunque è estremamente diffuso, tant'è che anche nelle occasioni più ufficiali, nelle occasioni più eleganti, il nodo mezzo Windsor di sicuro non sfigura. È un nodo che si può confezionare con tutte le cravatte che vogliamo, di qualunque materiale, di qualunque fantasia, di qualunque lunghezza, anche se in questo caso, essendo un nodo tutto sommato non particolarmente complicato, i giri non sono poi tanti, tendenzialmente si consiglia di usare delle cravatte proporzionate all'altezza di chi le indossa. È un nodo che di quelli che si scioglie automaticamente, quando ci sfiliamo la cravatta. Ed è sicuramente un nodo che va bene per ogni tipo di occasione e che può essere accostato in ogni tipo di modo, anche semplicemente indossando la camicia sotto un pullover, per esempio con il collo a V. Tuttavia, ecco, si raccomandano sempre le regole della, come dire, del buon gusto, dell'accostamento dei colori e dei materiali. È un nodo che, appunto, essendo un nodo tradizionale, forse uno dei più classici in assoluto, si confeziona indossando la cravatta nel modo tradizionale con la gambetta lievemente più corta, lievemente un po' più corta che non la gamba. Mi avvicino così vedete, facciamo passare la gamba davanti alla gambetta, la facciamo passare dietro, ecco qua. Facciamo passare dietro e davanti la gamba, la facciamo ripassare da dietro e chiudiamo il nodo nel modo tradizionale. Eccolo qua. Questo è un nodo molto rapido. È un nodo di medie dimensioni che, se confezionato con cravatte di materiale abbastanza robusto, abbastanza grosso, può diventare anche un nodo importante. Naturalmente, gambe e gambetta le chiudiamo poi nell'asola insieme in modo tale che la cravatta resti composta, e questo è l'effetto finale. La volta prossima vi farò vedere un altro nodo medio che ha la caratteristica di essere il più grosso di tutti i nodi medi, che si chiama nodo Plattsburgh.